per incartarla 7 kg di plastica. Ti ascolterò. Come ogni anno è tradizione, è giusto. È come dire questa è bella, ma quella dell'anno scorso per me era migliore. Ah sì, è abbastanza in culo, non è quello al centro. Tanto detto che c'è un club ad essere lì. Sì, lì è pieno di persone, carino, liberi, giovani, è un bel posto. Cioè, mi piace. Andiamo, mi chiederesti per favore il talkback? Vai, let's go. DJ All Stars, così a ripetizione fino alla fine. Invece, per un milione di auguri, è il titolo della canzone di Natale di Radio DJ 2019. Bentornati, 21 e 32 minuti, sono Wad. Prima vi parlavo di, accennavo al primo degli ospiti che avremo stasera, ladies and gentlemen, su Radio DJ Holden. Ciao a tutti. Ciao bro, parlavo con Holden del fatto che ultimamente c'è tanta Roma, tanti romani, artisti romani, newcomers, anche youtuber romani, insomma il 2020 sembra insomma colorarsi un po' giallo-rosso, no? Dal punto di vista, non male, non può male, essere della Roma, quindi va benissimo, ma così sembra, diciamo, questa è un po' una percezione che abbiamo. Quando parli di Holden, lo dico per gli addetti ai lavori, cioè per chi non è addetto ai lavori, parli di un progetto che ad un certo punto in questo 2019 è apparso lì, cioè era lì nelle classifiche di Spotify, e quindi gli addetti ai lavori dicevano: ma questo da cazzo arriva, ma chi è, giusto? Ti arrivavano feedback, certo, di questo è tipo? È vero, è successo tutto così di in fretta, è successo, io non me l'aspettavo per niente, devo dire, mi sono trovato da un giorno all'altro a vedere i numeri crescere, non me l'aspettavo per niente. Un giorno mi sono svegliato e da che facevamo 1000 al giorno sono diventati 10.000, okay. Il giorno dopo 20.000, il giorno dopo mi hanno scritto: oh, sei in classifica in varia. L'ho detto: fichissimo. E questa cosa qua è dovuta molto a TikTok? Sì, sicuramente ha contribuito tanto. Pure lì un giorno mi sono svegliato e mi hanno scritto: oh, ho sentito la tua canzone su TikTok. Io TikTok mai usato, prendo, scarico, vado a vedere, l'audio aveva un sacco di video, infatti è stato fichissimo, è stato stranissimo, tanto strano quanto figo. Beh, certo, prima di ascoltare la canzone hit del 2019 mettiamo la nuova di Holden che è appena uscita, c'è anche un videoclip di questa canzone. Sì, siamo in un mondo di cadute, caduti, cadiamo insieme si chiama. I giorni passano, io non me ne accorgo. Volevi andare piano, io correvo troppo. Ma la passavi tu la base? Le tue mani a posto, io l'ho passata io perché faccio io, sono dopo. Vuoi sapere che effetto mi fai? Come eroina, come se non potessi morire mai. Come se tutto il resto non contasse. I tuoi occhi su di me, sguardi come se parlasse. Ma facciamo una cosa? Vestito addosso, mi sembri la fine del mondo, baby. Segni di facciamo quella cosa? Cintura allacciate, si pronti al decollo. Senti l'effetto. Siamo a 10.000 piedi tra le nuvole nel letto. E se vuoi saltare, possiamo provarci, lasciamoci andare. Soffro di vertigini, ho paura di cadere, ma sono pronto a saltare se cadiamo insieme. E quindi tu suonavi con lui? Sì, abbiamo fatto delle cose insieme. Vedi, anche lui è uno degli ultimi, questa settimana scorsa. Infatti l'ho vista, Sì, non abbiamo mai collaborato su un progetto, però abbiamo suonato insieme. Quindi sì, l'ho conosciuto. Poi stiamo parlando in questo periodo, gli sto chiedendo anche un po' di consigli, di pareri. Beh, hai smesso però di fare DJ. Sì, diciamo che per ora l'ho messo un attimo da parte. Da quando ho cominciato a produrre sotto Holden, ho cambiato proprio tipo di progetto. Che è tipo un annetto? Sì, è neanche un anno. Neanche un anno? Ad aprile è un anno. Ok. Che bomba, cazzo. Sì, sì, è vero. Beh, perché sono pochi i casi, tipo è venuto anche Random, no? Che ha avuto più o meno lo stesso percorso tuo, no? Cioè grazie a TikTok ti esplode il pezzo, è incredibile. Che non mi vuoi più, tienimi la mano. La cosa incredibile è che sia tu, sia Random, e in generale tutti quelli che esplodono grazie a TikTok, non hanno TikTok. Spero. Quindi non puoi pensare che sia fatto apposta, no? Però ma allora così è sì, figata, certo, bellissimo. Andiamo. E dopo. Crollano le mie difese, mi liberi
Cantiamo insieme. 21 e 36 minuti su Radio DJ, c'è Holden. Un ascoltatore chiede ovviamente se la citazione nel nome è quella del libro. Sì, no? Assolutamente sì. La scelta non è stata assolutamente casuale, anzi, diciamo che nel momento in cui mi sono messo a leggere il libro mi sono rivisto subito nella descrizione del personaggio. Okay. Anche per il fatto della contraddizione. Holden è un simbolo della, proprio della contraddizione, no? Certo, e anche di una fase della vita adolescenziale, esatto, aveva tipo 16 anni, no? Assolutamente sì. E il fatto della contraddizione mi piaceva tanto perché mi rappresentava sotto il punto di vista musicale proprio, perché La Nanna è uscita, ha fatto il suo percorso e prima di La Nanna sono uscita con un pezzo totalmente diverso che si chiama Non fa per me, che parla di amore, di una storia finita. Okay. Subito dopo il pezzo esce e faccio La Nanna, che è un pezzo che non c'entra niente, assolutamente certo, nulla a livello di contenuto e arrangiamento. Quindi questa cosa della contraddizione mi è piaciuta da subito, mi sono sentito proprio rivisto in quelle pagine. Tu hai 19 anni, sì. Nel cliché, sai quelli che fanno le statistiche, quelli noiosi con le giacche che fanno le statistiche, dagli uffici pensano di sapere la gente fuori com'è, ok? L'Italia è questa storia qua, ok? Però tu hai 19 anni e stai parlando di un libro degli anni 50, perché il cliché vuole che il 19enne non legge più, non sa cosa sia la lettura e la letteratura americana, non solo, italiana, eccetera. Quindi anche questo è un cortocircuito. Sì, è vero. Io ho avuto la fortuna di avere due fratelli più grandi, entrambi leggevano molto, quindi mi sono trovato in una casa piena di libri, vedevo loro leggere e ho cominciato anch'io. Okay. Poi sono un super fan di fantasy, ti parlo di Harry Potter, questa roba qua. Io Tipo il giovane Holden te lo ha suggerito tuo fratello? Esattamente, okay. Sì, era uno di quei libri che ho sempre visto in casa, tipo Il Piccolo Principe, no? Okay. L'ho sempre visto e nello stesso periodo in cui ho cominciato a scrivere i pezzi ho cominciato a leggerlo e per me era leggere la mia storia. Beh, è un libro iconico perché da tutti i punti di vista, per esempio l'assassino di John Lennon, quando andò ad uccidere John Lennon aveva il giovane Holden con sé, ma anche De Gregori ha citato il giovane Holden tantissimo, cioè è generazionale, di tutte le generazioni in un certo senso. È vero. E quindi da quel libro del 1951 nasce questo progetto si chiama Holden nell'estate, era tipo agosto, hai fatto uscire la canzone, esplode grazie a TikTok, poi Spotify e poi ovunque la canzone Na Na Na, Holden. Lei è bella e stronza e non perde mai, è la ragazza perfetta, ascolta Jamie Dice. La presento a mia madre, si sa che bella, educata e gentile, poi ha letto una bestia. Un po' malata questa canzone. Com'è? Un po' malata questa canzone. Non ho capito. Un po' pazza sta canzone lì. Vabbè sì, però è forse quello il successo, no? Sì, può essere quello. Ci vogliono talmente tante cose, una combinazione di cose, ci vuole pure fortuna. Eh sì. Chissà che i domani nel mondo. Quindi stai anche tu valutando di venire qui e ci sono posto. È un altro mondo poi qui per lavorare, secondo me. Stiamo insieme oggi. Me lo consigliano tutti, quindi sto prendendo in considerazione. Certo, è una scelta difficile, quindi sto cercando di decidere bene. Bella, la scelta difficile qual è? Passare da Roma a Milano da solo, comunque cambio vita. Sì. Però se è necessario sono felice di farlo. Che dici? Facciamo? Proviamo? Ma lui lo sa cosa vogliamo fare? Ah, ok, lo vuoi fare a sorpresa così? Che cos'è? Ma no, pensavamo allora, noi intanto facciamo un po' di challenge, cose così. Ma pensavamo di. Abbiamo il testo del giovane Holden, ma okay. 10 frasi, no? E aspetta, come era? Mi sono dimenticato. Che chiamiamo una libreria a casaccio e glielo leggiamo, banalmente. Ragazzi, ma mica tutto questo, tre righe. Vediamo se indovini. Dai, proviamo. Via. Andiamo, che cosa devo fare? Parliamo con la libreria, lì lei è pronto e inizia a leggere il giovane Holden. A casa. Devo leggere, basta. Perfetto. Finito. Na 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 Holden. L'hai un po' odiata questa canzone quest'estate? Beh sì, devo dire di sì, quasi dai. Quanti balletti, quanti tiktoker in giro, muser che facevano i balletti, labiali anche, vero, su questa vero, canzone. Non pochi. Cioè la cosa che fa impazzire di TikTok non è tanto il balletto quanto il labiale, cioè quelle che fanno il lip sync anche, no? In un certo senso. La cosa bella che dicevamo anche a microfoni spenti è che appunto chi esplode grazie a TikTok musicalmente come te, come
nome random, poi scopriamo, abbiamo scoperto in diretta in questi mesi, che non ha TikTok, quindi uno non può pensare che sia fatto apposta, no? L'hai fatto, cioè sì, è successo lì, sì, ma sì, non sì, era sì, voluto da te. Assolutamente. Però figata. Sì, fighissima, devo dire. Holden, diciamo prima, è il libro di J.D. Salinger, e abbiamo pensato questo, no? Ti abbiamo stampato l'incipit, uh-huh, non è l'incipit, è un po' un testo, uh-huh, del libro, che abbiamo una libreria a casa e gliela leggiamo, vediamo la reazione che ha il libraio. Vai. Lui dice pronto e tu parti con, perfetto, la lettura, vai, vediamo che cazzo dice. Così. Chi se ne frega, si chiama la rubrica, no? Chi se ne importa, 21 e 41, live su Radio DJ, stiamo chiamando qualcuno, vai. Al pronto tu parti. Holden legge Holden. Quest'ora le librerie tra l'altro saranno chiuse, no? Ah, sono aperte. Libraccio. I nostri operatori sono momentaneamente... Ah, cacchio, no, il libraccio, number one. Ce n'hai un altro da chiamare a caso? Via, lancialo, lancialo. Anche farla con la segreteria è una bella idea. Assolutamente, no? Gli lasciamo un bel messaggio. Parlare con la... dai, se adesso c'è la segreteria andiamo di messaggio, vai. Crazy. Holden legge Holden ad una libreria presa a caso. Beh, i libri si vendono di giorno, ragazzi. Libraccio, i nostri operatori sono... Dai, no, no, no. Per conoscere i nostri orari, digitare 1, no. Altrimenti rimanete in attesa. Rimaniamo in attesa, dai, in attesa. Lasciamo il messaggio, in segreteria. Allora, quanto dura sta attesa? Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Intanto, come inizia la tua frase? Ragazzi, non ce n'erano mai molte alle partite di rugby. Bello, 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 bello. C'è quello spirito, no, del giovane Holden, che tra l'altro si chiama giovane Holden soltanto in Italia, perché il titolo originale, esatto, che poi è quell'album di De Gregori. Ce l'abbiamo la segreteria? Vabbè, buonanotte, butta giù, abbasso quelli delle librerie, non comprate più i libri, anzi, per citare un famoso libro della controcultura degli anni 70, rubate i libri, ok? Steal this book, Abby Hoffman, ce l'abbiamo? Pronto? Sì, pronto, prego. Beh, le ragazze non ce n'erano mai molte alle partite di rugby, soltanto quelli dell'ultimo anno avevano il permesso di... Vabbè, niente, è andata così, vabbè, non era molto amichevole. Era un momento non riuscito, ma comunque bello. Wow! Mettiamo un disco e poi ci salutiamo. Seguite Holden ovunque, sui social, eccetera. Si chiama Aya Nakamura, ovviamente Pookie, ovviamente remix. E chi è che aveva risposto? Era il libraccio. Ma stavi continuando a chiamare mentre andavo alla segreteria? Ah, ok. Ah, sì? Allora, ci salutiamo, mettiamo il disco. Che si dice? Sì, se fosse venuta bene, sì, però ci sta. Vabbè, figo. Alla fine si vive di tentativi. L'idea è pazza, mi piace. Si vive di tentativi. Adesso torni giù? Sei giù? Domani già. Ti fai il Natale romano? Eh sì. I romani hanno tutta un'altra attitudine, comunque pazzesca. Comunque, ieri ho beccato, c'era un party qui a Milano e ho beccato i Tauro Boys. Sono romani, no? Sì. Li noti, no? Nella milanesità, non so cos'è, il romano lo noti. Che bomba. E poi tipo hai delle date in questo periodo? Sì, stiamo ragionando su quando mettere, quando fare, perché stiamo opzionando un album, quindi dopo l'album magari ricominciamo a fare date, perché abbiamo fatto date ma roba piccola, con l'uscita di Nannannà, per fare delle prime esperienze, perché finché sta dietro una console è diverso stare lì davanti. Anche se però porti avvantaggiato, perché già che... È vero, hai fatto già qualcosa, hai fatto delle esperienze, quindi mi ha aiutato sicuramente. E il lato da DJ ti fa considerare
il dance floor, perché a volte molti cantanti che non hanno mai fatto serate non si accorgono di cosa succede, no? È vero, è vero. Ma poi mi ha portato anche a mischiare le due cose. Sì. Il primo live che ho fatto, prendo una nanna, la remixo completamente e la gente impazzisce. Ah sì? Sì, perché venendo da quel mondo lì mi piace provare a unire le due cose. E fai tu i remix? Sì, faccio tutto io. Ma anche la base di prodotto tutto da me, sì. Perché mi piace cantare tanto quanto produrre la roba. Cioè, è la mia passione, insomma. Yeah. Poi possiamo fare anche un 3,5, 4, ci abbiamo tempo. Puki Aya Nakamura. Oh già, no, per salutare il mio amico Master Freeze che incontro ogni tanto il lunedì allo Yab di Firenze, che ama tantissimo. Oh già, che è comunque di Aya Nakamura. E quindi bueno, 21:40 circa live su Radio DJ 46, c'è, cioè, come Holden. Ti leggo un messaggio di Anna Maria, ok? Vai. Sei pronto al messaggio di Anna Maria? Stai più vicino al microfono. Sì. Intanto, se ci state seguendo anche sul canale YouTube di Radio DJ, c'è la scritta Nostalgia sulla felpa di Holden, che è un brand indipendente, così, però in generale l'hai presa perché la parola nostalgia, no? La senti, sì, tua. Ci sta, mi piace proprio la felpa come è fatta, sono una persona semplice, ho visto la felpa nera, scritta bella. Ma tu hai tipo nostalgia, cioè la nostalgia è un sentimento, uno dei tuoi maggiori? Beh, sicuramente. Nostalgia, sì. Di cosa? Beh, nostalgia di tutto quello che non hai più, è un discorso. Beh, nostalgia, chi è che non ha nostalgia, dai? Beh, dipende, cioè, dipende il peso che dai alla nostalgia, ok? Quella, certo, cioè sicuramente. Perché poi 19 anni nostalgia, no, è vero, relativa, è vero. No? Certo, vabbè, comunque Anna Maria dice: ciao Ad, sono una nonna anzianotta, per cui è nonna, okay? Che ti scrive, una nonna che ti scrive, dice: ti sento spesso, ceno tardi, perché così cerco di capire un po' i ragazzi. Un bacio sul naso a Holden, che ha letto tanto, molti della nostra generazione pensano che i ragazzi non sappiano proprio leggere. Addirittura. Dice la nonna, che tra l'altro bel messaggio, sì, bacio sul naso, tra grazie l'altro. Grazie mille, il mio naso è onorato e ti ringrazio, devo dire. No, perché il bacio sul naso è fuori, perché tu hai, tipo al Natale, quando adesso sei a Roma, fai Natale, sì, auguri, certo, guancia. Certo. Poi bacio sulla fronte, ti è mai capitato? Beh sì, ogni tanto capita. Sì. E per il bacio sulla fronte è tipo in amicizia. Uh-huh. Com'è per te il bacio? Sì, cos'è? Il bacio sulla fronte è molto da parenti, no? Anche da parenti. Da parenti. Però il bacio sul naso. Sul naso mi mancava, devo dire. È da cocainomani il bacio, sì, sul naso. Sì, ci sta, mi piace. No, non è vero. Salutiamo Anna Maria. Grazie mille, ciao. Holden. So che questa, il successo di Nanna Nati ha portato anche ad un contratto discografico, sì, sì, con, sì, Sony. Quindi sei un po' la foto realistica di quello che si può fare, intanto producendosi da solo, facendo musica, scrivendola nei testi, e poi anche grazie alla TikTok. Cioè tu sei un rappresentante in Italia di quella che in America già da 2-3 anni chiamano la TikTok music. È quello che ti è successo. Sì. Pensa se non dovesse più succedere, poi, tu vuoi toccare? Sì, mi sta meglio. No, perché adesso ti sei fatto TikTok, immagino, sì, 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 e quindi fai anche tu i labiali, i balletti, certo, eccetera. Cerco di evitare i labiali, però qualche contenuto lo porto. Qualche balletto c'è. Seguite Holden quindi anche su TikTok. A presto, stai bene. Grazie mille, ciao. Ciao. Oh yes. Yeah. You know everybody been waiting on that, baby. Anna Maria. I mean it like ever since baby on baby drop, ever right, since, yeah, baby on, you know, baby, oh, drop. Ain't nobody drop shit. Let's go. One. Ha. I needed some shit with some bobbin. Let's go. I flew past his whip with that blunt in my mouth, watch the swerving. That whip had a cop in it. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. I got me a milli, I did it legit. I'm still with the shits, I'm a hot nigga. Oh, you asking for pictures with niggas? What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. Trying to figure which deal I'm gonna take. Uh-huh. I woke up with a meal on my plate. Let's I'm investing in real estate. Uh-huh. I just went and gave my mama 100. Uh-huh. Probably won't hear me open my mouth, bless you hear me talking about finding some money. Let's go. As soon as I found that, I flipped that. I'm a little bit different, they get it. They know I'm stiff on the bitch and she dig. Tryna find out why baby ain't all in the mentions. No, she ain't get no DM from me. Bitch, this rich nigga dick, it ain't free. She be throwing that at, yeah, she good at it. Turn around when we fuck, make her look at it. She like, ha. I needed some shit with some bop in it. Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watch the swerving. That whip had a cop in it. Okay. My bitch got good pussy, fly her across the country. I finished the show and I hop in it. Yeah. I got me a milli, I did it.